Al Castellani si incontrano due squadre che prima della sosta scoppiavano di salute. Sulla panchina del Novara c'è quell'Alfredo Aglietti che tanto bene ha fatto nei due anni in azzurro. In formazione c'è il neo arrivo Riccardo Colombo, non c'è ovviamente Piovaccari appena ceduto. Sarri può contare su tutti i suoi uomini e in particolare sul trio d'attacco Saponara, Maccarone e Tavano. Giornata fredda ma soleggiata, arbitra Federico Lapenna di Roma. Al primo Tavano apparecchia subito per Croce, la conclusione da fuori è alta di pochissimo. Poi si vede Maccarone, incursione in velocità sulla sinistra, l'azione però sfuma all'ingresso in area. Ventesimo, numero di Tavano sulla destra, palla con il contagocce per Maccarone, c'è una goccia di troppo, ma la giocata è comunque degna dei due nomi, si resta però sullo 0-0. L'Empoli preme, ancora palla in area per Ciccio Tavano, la girata forse sarebbe un tiro, diventa un assist per Maccarone, si salva in uscita Bardi, nel replay la prontezza del portiere di proprietà Inter. Sull'angolo palla fuori per Moro, conclusione bellissima al volo al lato di Poco. E subito dopo c'è una nuova palla sui 25 metri, sempre per Moro, calcio più teso ma stesso esito, Empoli comunque in pressione. Dopo un minuto ancora Moro fa da sponda per Tavano che tenta il gran controbalzo fuori di un paio di metri. Il Novara però è vivo. Al trentesimo Gonzales recupera palla nella sua metà campo, salta un avversario, salta anche il secondo, palla dentro per Memeti che davanti a Bassi però lo centra. Rivediamo l'ottimo assist dell'argentino, debole invece il tiro dello svedese nato in Kosovo. Al 41esimo si rivede l'Empoli con Maccarone che devia una punizione di Valdifiori di poco alto. In chiusura di tempo è ancora Maccarone a spaventare la difesa avversaria, si va però negli spogliatoi ancora senza gol. Con le immagini montate da Matteo Corti andiamo al secondo tempo che si apre con un'occasione per il Novara. La palla buona è sul secondo palo per Perticone che calcia debolmente, si salva Bassi. Subito dopo Memeti prende il tempo a Regini, ottima chance, palla fuori e scontro con il portiere azzurro in uscita. Entrambi restano a terra a lungo, Memeti sarà portato via in barella, al suo posto entra Rubino che al settimo ha subito una palla buona di testa ma non c'entra la porta. Ottima comunque la ripresa dei piemontesi. All'undicesimo c'è un lancio per Tavano, elegantissimo l'aggancio, il tiro con il sinistro, la palla vola alta, rivediamo però perché lo merita lo stop con tunnel su Alassane, poi il tiro alto. Al tredicesimo ancora Moro ispira una bella azione collettiva che porta al tiro Saponara, il sinistro è debole, Bardi senza problemi. Sull'altro fronte Marianini colpisce in mischia, palla alta, certo non lo aiuta nella precisione la maschera protettiva. Al ventunesimo Moro ancora da fuori, stavolta ci prova con il sinistro, Bardi deve impegnarsi davvero, bella la coordinazione che rivediamo, secco il tiro di sinistro, splendido il tuffo del portiere. Ma due minuti dopo la palla buona è per Lepeyer, aggancio ottimo, va via di forza e velocità, sinistro secco e gol. 0-1 al Castellani, seconda rete in Italia per il francese Mathias Lepeyer. Abile a resistere al contrasto di Laurini e poi a incrociare sul secondo palo con un tiro imparabile. L'Empoli allora si butta avanti ma non ha più precisione né energie e a questo punto si scioglie e rischia. Prima Gonzales non sfrutta una punizione battuta velocemente, deviazione decisiva della difesa. Poi sull'angolo Rubino ci prova di testa e la palla è alta. Ma al 48esimo Gonzales lavora l'ennesimo pallone, lo mette dentro per Lazzari in condizioni di non poter sbagliare il gol dell'ex, nessuna esultanza da parte di Lazzari, ma la rete è decisiva e sancisce l'impresa del Novara in casa dell'Empoli in virtù di un secondo tempo veramente impressionante dopo che gli azzurri nel primo tempo avevano tenuto il pallino del gioco e creato occasioni. Poi però gli uomini di Sarri sono crollati anche dal punto di vista fisico. Il migliore in campo secondo noi è Gonzales che ha gestito una marea di palloni anche se Moro meriterebbe anche questa palma. Finisce comunque 2-0 per il Novara in casa dell'Empoli. Okay, no. Grazie Vincenzo, questo Novara che continua a stupire, la cura Aglietti funziona, quota 25, gli stessi punti del Crotone che ha battuto il Sassuolo. Sì, nelle ultime 5 partite 4 vittorie se non sbaglio, quindi direi veramente una grande rincorsa
da parte del Novara, anche se diciamo l'Empoli non meritava di perdere assolutamente. Mi sembra ci sia quasi una maledizione del quarto posto, perché tutti quelli che arrivano al quarto posto poi si fermano, frenano. Questa settimana tutte e quattro le squadre che stanno subito dopo il terzetto di testa ha lasciato punti. Questo non è necessariamente bene, poi magari ne parleremo tanto, dopo. No? Tanto che i play-off sono in pericolo, come si dice. I play-off in pericolo, i play-out invece no, e poteva essere una buona occasione per lo Spezia che ha cambiato allenatore, ma il cambio di allenatore non ha portato fortuna, almeno contro...